grado di dare sostegno, di dare aiuto a queste persone che lasciano la propria terra, che scappano da una guerra ingiusta. Per cui vi invito tutti veramente in questo momento a stringerci al popolo ucraino. Una piazza gremita, bambini e adulti insieme, luci, quelle delle fiaccole accese in segno di speranza, cartelloni colorati, palloncini e messaggi di pace. Questo quanto è accaduto ieri a San Cataldo durante la fiaccolata organizzata dall'amministrazione Comparato. In 72 ore sono stati così coinvolti il mondo dell'associazionismo, quello della chiesa, della scuola e della musica. Un forte e chiaro messaggio in sostegno alla comunità ucraina. Si sono alternati sul palco tanti messaggi istituzionali, poi la voce del sindaco di Andriy Bodan, che con un videomessaggio racconta cosa stanno vivendo. Le immagini di guerra si alternano a quelle dei rifugiati in fuga, poi la richiesta di aiuto. Hanno bisogno di cibo, medicine e vestiti per molti rifugiati che si trovano nella regione della Trascarpazia, proprio a Užgorod. Perché chi scappa dalla guerra porta con sé soltanto la speranza di un mondo migliore. Emozione palpabile tra le persone in piazza Giovanni XXIII davanti al Palazzo delle Spighe e un unico messaggio: mai più guerra. Abbiamo organizzato la fiaccolata per la pace, possa diventare simbolo, ma esempio allo stesso momento concreto di vicinanza a tutte quelle popolazioni che in questo momento davvero vivono un momento di grande sconforto e preoccupazione. Per questo ringrazio molto il Presidente del Consiglio comunale e i rappresentanti, i capigruppi, quindi il consiglio tutto, perché hanno accettato favorevolmente la mia proposta di fare un consiglio straordinario ed urgente proprio a tema, e allo stesso momento hanno accettato e hanno condiviso l'idea di donare, di destinare il proprio gettone di presenza a questa comunità con cui ci siamo messi in contatto, a questa comunità.